Salve a tutti ragazzi e benvenuti in quest'altra puntata di Car Mechanic Simulator. Io sono Zerk e noi continueremo la nostra carriera da meccanico. Non mi ricordo nemmeno tanto precisamente dove eravamo rimasti, però credo che non sia tanto un problema. Avevamo un nuovo incarico, quindi non è che ci eravamo bloccati su un incarico vecchio, quindi tutto iniziamo da zero. Non da zero come carriera, ma da zero come nuovo incarico. Ci mette un po' per caricare, perché giustamente il cliente è molto esigente. Vediamo un po' che cosa ci spetta oggi. Allora, cosa ci aspettava? Cambia filtro dell'olio, cambia olio. Ah, dobbiamo cambiare l'olio. Aspetto qui la mia auto, $200. Va bene. Allora, apriamo il cofano e andiamo nel motore. L'olio era qui, filtro dell'olio. Quindi togliamo questo, guardiamo qui, togliamo il filtro olio. Ok, abbiamo tolto il filtro olio, usciamo, alziamo la nostra auto. Prendiamo contenitore, il nostro contenitore per l'olio, e lo posizioniamo qui sotto. Qui penso che dovrebbe andare bene, o no? No? No, un po' più avanti. Qui dovrebbe andare bene. Allora, girati. Ah, è qui il coperchio, bene. Allora, coperchio, svegliati coperchio. No, stiamo buttando tutto l'olio a terra. È qui sulla sinistra. E da quest'altro lato. Ma è troppo complicato la visione. Non lo so. Ok. Vabbè, abbiamo buttato via l'olio. Ok, diciamo che l'olio è caduto qui dentro e lo ripostiamo qua. Si può cambiare musica per cortesemente? Bene questa, dai. Sai che è la stessa di prima comunque. Allora, scendiamo la nostra auto giù. Compriamo il filtro d'olio nuovo. Negozio, ricambi auto. Filtro olio, dove sei? Filtro. Eccolo qua, $50. Sì. Ok. Mettiamoci prima il filtro nuovo. Che non me lo fa mettere? Ah, forse ho capito, scusatemi. Devo mettere che questo è togliere e questo è mettere. Ah no, scusatemi, il contrario. Sì. Ok, inserisci il nostro filtro olio. Mettiamoci anche il coperchio. Poi qui mettiamoci l'olio. Vai. Bel super motor oil. Signore, questo è un olio raffinato. Quest'olio è talmente raffinato che ci poteste friggere le patatine fritte. Sì,
Solo olio di prima qualità, di ottima scelta per i nostri clienti. Ok, la macchina è pronta. Signore, può andare. Prego, avanti il prossimo. Grazie. Bene, questo episodio è andato tutto liscio come l'olio. Avete capito? Liscio come l'olio, cambio d'olio. Vediamo quest'altro cliente cosa ci cerca. Allora, sostituisci la cinghia di distribuzione, sostituisci la pompa dell'acqua. La pompa dell'acqua, ok. È arrivata l'ora di sostituire la cinghia di distribuzione. Un mio amico mi ha suggerito di sostituire anche la pompa dell'acqua. Vabbè, contento lui, 1400 dollari. A noi ci fanno più che bene. Allora, vediamo un po'. Dovremmo lavorare qua, giusto? Questo è l'alternatore. Dovremmo lavorare su questo lato qui. Se ti giri, sali magari un po'. Allora, questo qui, pompa dell'acqua. Ok, però prima di togliere la pompa dell'acqua dobbiamo togliere questa cinghia. Prima di togliere questa cinghia dobbiamo togliere quest'altra. Vediamo questa. Sta qui, cinghia di distribuzione. Dobbiamo togliere il tendicinghia, cinghia di distribuzione. No, voglio togliere la pompa dell'acqua. Togliamo la pompa dell'acqua. Ok, vediamo se possiamo riparare qualcosa. La pompa dell'acqua la possiamo riparare. Noi ce la ripariamo. Ok. Poi cinghia di distribuzione. Vuole cambiare la cinghia di distribuzione. Non possiamo prenderla usata perché quella ci vuole nuova. Cinghia serpentina. Cinghia serpentina. Cinghia distribuzione V6. La nostra qual era questa? Cinghia di distribuzione. Sì, questa qui, distribuzione. Sì. Ok, grazie. Quindi torniamo al nostro motore sul lato qua. Ok, allora montiamo prima la pompa dell'acqua. Guarda lì come è bella pulita, non è più arrugginita. Questo che cos'è? Comunque, mettiamoci la cinghia, distribuzione, nuova, il tesa cinghia. Ah, ma il tesa cinghia però pure rovinato, eh. Sai che dovremmo cambiare anche questo? Sì, no, quando si cambia la cinghia di distribuzione si deve cambiare anche il tesa cinghia. Non è obbligatorio, però conviene farlo, perché se il tesa cinghia si rovina del tutto, rovina anche la cinghia nuova. Se si rovina la cinghia nuova, specialmente mentre stai camminando, sono cavoli amari, che poi devi proprio buttare il motore nel gabinetto e comprarne uno nuovo. Puleggia folle. Eccolo qui, tesa tendicinghia, no, tesa cinghia, tendicinghia, tendicinghia. Io l'acquisterei, tanto ci dà 1400 dollari. Ne usciamo molto bene con le spese, visto che la pompa dell'acqua non l'abbiamo comprata, ma gliel'abbiamo riparata. Quindi ritorniamo qui. Vediamo che dobbiamo montare. Ok, facciamocelo nuovo. Ecco, vedi che non è più arrugginito. Mettiamo anche cinghia serpentina. Cinghia serpentina pure non è un granché. Vediamo che ci dice, se va bene così. Sostituisce le cinghie di distribuzione, vedi. Comunque mi porta che non è completato, che mi sa che dobbiamo sostituire anche questa. Vediamo questo qui. Vabbè, andiamo a togliere di nuovo la cinghia che abbiamo messo nuova. Se me la fai togliere, grazie. Me la fa montare.
Sì, me lo fai togliere. Devo togliere comunque di nuovo il tesascicchio, va bene. Prendi cinghia. Allora, vediamo se ci fa riparare qualcosa. Potessi. Lì ce lo fa riparare. No, niente. È tutto nuovo, tutto nuovo. Ci ha dato 1400 dollari. Gli mettiamo tutto nuovo. Quindi, inventario. Questo qui lo possiamo vendere. Poi, questa è pompa carburante. Sì, questa la possiamo vendere. Quella vecchia. La cinghia di distribuzione vecchia, sì. Tendi cinghia l'abbiamo comprato nuovo. Dobbiamo prendere una cinghia serpentina di questa forma qui. E una puleggia folle. Cinghia serpentina e una puleggia folle. Facciamoci il lavoro completo, vediamo pure quanto costano. Allora, puleggia folle mi sembra che l'abbiamo visto prima, infatti, puleggia folle 100 dollari. E ci siamo ancora con le spese. E una cinghia serpentina. Questa. Sì. Ok. Mettiamo tutto nuovo. Mettiamo in fase di montaggio. Ok. La cinghia di distribuzione. Prendi cinghia e la cinghia a serpentina nuova. Ok. E infatti ci ha dato tutto l'ok. Allora, prima di procedere, onde evitare che si mischi all'inventario, cioè, vendiamo tutto. Vendiamo. Vendiamo. E anche questa auto è riparata. Quindi, ragazzi, per questo episodio è tutto. È un poco più corto rispetto agli altri, però abbiamo riparato due auto. Ben due. E credo che questi episodi voglio cercare di farli uscire in contemporanea con gli episodi che sto con la serie con Robocraft, se ci riesco. E in modo da fare anche questi più corti, però in modo da farne uscire due al giorno invece che uno. Quindi, da Zerk è tutto. Ci vediamo al prossimo video e alla prossima auto da riparare. Ciao a tutti!